No, invece seriamente, io so che sto abusando della cortesia del senatore Gibino, però siccome è persona così disponibile e trasparente come il senatore Gasparri, vogliamo dire qualcosa al silente, per favore? Ce la viene qui a dire? Perché, ripeto, è il rappresentante di 500.000 persone. Diamo delle risposte, diamo. È una cosa che mi viene facile, nel senso che quando si svolge una funzione politica parlamentare da qualche anno è facile non assumersi le responsabilità di un'attività che invece è stata compiuta da altri per tanto tempo. Io ve l'ho detto prima e lo intendo ribadire adesso, con una voce ancora più pacata e calma perché arrivi il messaggio in tutta la sua compiutezza e in tutta la sua gravità. Essere semplicemente solidali con un dramma di questa persona, a cui dobbiamo aggiungere gli altri 499.000, è semplice. Quando ho detto scherzando persone per bene che lavorano, che chiedono il commissariamento vuol dire semplicemente facciamo chiarezza, togliamo le persone che ci sono e vediamo di mettere le cose sulla retta via. Anche, però le norme primarie sono quelle che portano dietro con sé la sanzione per chi sbaglia. Io sono un avvocato e mi piacciono le norme primarie, quando chi sbaglia paga. E a me non piace sentire persone che hanno il coraggio di venire al microfono e raccontare il dramma della loro vita a fronte di tanti che non lo fanno e poi non succede nulla. E poi forse tra un anno e mezzo, due, otteniamo il commissariamento, riaddrizziamo un po' i conti, eccetera. Ma chi ha sbagliato deve pagare. Ma a me non interessa semplicemente che chi ha sbagliato deve pagare con una sanzione che magari può portare qualche mese, qualche anno. Cosa volete che mi interessi? Che qualcuno vada nelle patrie galere o piuttosto ai domiciliari? No, io voglio i soldi, io voglio il patrimonio di queste persone. Io voglio che queste persone che si sono divertite con tanto cinismo e opportunismo a distruggere la vita di centinaia di migliaia di persone perdano il proprio patrimonio personale e che questo patrimonio possa essere utilizzato, anche se non compiutamente e in maniera totalitaria, a rifondere un fondo che ha bisogno invece che ci siano affluenti che lo facciano ingrossare. Questo mi sento di dire, ma non da senatore, semplicemente da persona che vive in Italia, che è un cittadino e al quale il cuore viene toccato quando ascolta queste cose. Quindi gli sono vicino come Vincenzo Gibino. Grazie. Grazie, allora, grazie al senatore Gibino. Dobbiamo veramente dare delle risposte a queste persone perché non sono una cosa lontana da noi, ma è una realtà.